Buongiorno a tutti, mi presento innanzitutto, sono Giancarlo Mansueto, professore associato e responsabile della unità di radiologia vascolare ed interventistica dell'azienda ospedale universitaria di Verona. E vicino a me ho il Valentino Bergamini, sono responsabile della sala operatoria, in particolare dell'unità semplice di chirurgia endoscopica dello stesso ospedale, ospedale policlinico dell'azienda ospedaliera di Verona, e mi occupo in particolare di chirurgia mininvasiva. Siamo qui per parlare di fibromi uterini, ma mi piacerebbe premettere una piccola introduzione, in quanto sono pressoché certo che tutti sanno chi è un ginecologo e cosa fa un ginecologo, meno persone sanno che cos'è e cosa fa un radiologo interventista. La radiologia interventistica è una branca della radiologia che cura anche le malattie e di solito, di regola, i trattamenti sono fatti in collaborazione con gli specialisti degli organi o delle malattie in cui c'è bisogno dell'approccio radiologico interventistico, che è caratterizzato da essere mini-invasivo e deve essere effettuato sotto guida imaging, cioè con la fluoroscopia o con l'ecografia. Il fibroma è essenzialmente una neoplasia a lenta crescita, cresce sotto stimolo ormonale e in verità avascolare nel suo interno, ma è circondato da una ricca rete arteriosa che avvolge il tumore e che ne fa una capsula. Questa capsula permette al tumore, portando ossigeno e nutrimento, di espandersi assai lentamente, talché la crescita è molto lenta, è un paziente in cui non ha sintomi, non c'è nessun motivo di pensare ad alcun tipo di terapia. Nel momento in cui per la sua crescita comincia a dare sintomi che sono dati da perdite ematiche intermestruali o mestruazioni abbondanti o sintomi di massa, cioè di compressione degli organi vicini, si inizia a pensare di come trattare. L'embolizzazione dei fibromi deriva dalla natura del fibroma. Il fibroma si trova nel contesto dell'utero, praticamente avascolare, ma che ha una ricca rete di vasi che lo circondano. Il radiologo interventista è stato coinvolto nel trattamento dei fibromi e ricordo che le prime segnalazioni risalgono al 1995 del dottor Ravina a Parigi. Che cosa ha pensato Ravina? Impedendo al sangue di raggiungere il fibroma, di ottenere un rallentamento della crescita e addirittura una riduzione di volume del fibroma. Riducendosi il volume, ovviamente, si ridimensiona l'effetto meccanico all'interno dell'utero, togliendo i sintomi. In cosa consiste questo trattamento? Ricordiamo che l'utero è vascolarizzato principalmente da due arterie, che sono le arterie uterine, e sono arteria uterina a destra e arteria uterina a sinistra. Ognuna ha il compito di vascolarizzare metà utero. Ovviamente, in presenza di fibromi, alcuni rami dell'arteria uterina afferiranno al tumore e alla ricca rete vascolare. Il radiologo interventista utilizza le tecniche che utilizza giornalmente per altri problemi, per cateterizzare, cioè per raggiungere l'arteria uterina con un sottile tubicino. Raggiunto l'arteria uterina, inietta attraverso questo tubicino delle particelle, delle microsfere, con dimensioni intorno ai 700-900 micron, che una volta iniettati nel sangue seguono le diramazioni arteriose e vanno a chiudere principalmente la rete vascolare intorno al mioma. Una volta che questa è chiusa, inizia a arretrarsi e a ridursi di volume. I vantaggi del trattamento sono che il trattamento è effettuato in anestesia locale più sedazione e per raggiungere le arterie uterine entra all'interno del sistema arterioso dall'arteria femorale, cioè dal vaso che è all'inguine e viene punto con tecnica di Seldinger, cioè a dire con una guida. Paragonare la tecnica endovascolare alle tecniche chirurgiche ovviamente può portare ad una ipervalutazione dei vantaggi della tecnica endovascolare, perché è fatta con un accesso minimo, una puntura all'inguine o al massimo due punture all'inguine, viene fatta in anestesia locale più sedazione,
e soprattutto non si ha asportazione di nulla, non si può avere perdita di sangue, è sicuramente un trattamento poco invasivo. Se lo paragoniamo all'isterectomia, con l'embolizzazione l'utero rimane in sede. Usciamo dall'indicazione ovvia, no isterectomia, embolizzazione, ma quando dobbiamo decidere se procedere con l'intervento chirurgico o procedere con l'intervento vascolare. E introduco l'argomento che riguarda una fetta minore di pazienti, ma probabilmente la più delicata, la più importante, cioè il trattamento dei fibromi in età fertile. Sottolineo l'importanza di quello che ha detto il dottor Bergamini, del fatto che l'embolizzazione uterina dei fibromi è alternativa all'isterectomia, cioè nel trattamento dei fibromi uterini sintomatici non è più giustificato espletare una isterectomia, ma bisogna passare prima da un trattamento endovascolare. Ritornando, ai pazienti in età fertile, condivido quello che ha detto il dottor Bergamini: la metodica comporta l'uso delle radiazioni ionizzanti. Esporre un paziente giovane alle radiazioni ionizzanti è senz'altro rischioso, su questo non c'è nulla da dire. Nella paziente in età fertile con fibromi sintomatici o che in cui gli stessi fibromi impediscono il concepimento, deve essere fatta uno studio con imaging perfetto, deve essere sottoposto ad un'analisi di un chirurgo mini-invasivo che visualizza la posizione dei fibromi, la difficoltà o meno dell'intervento, e ovviamente si può selezionare il caso che risponderà in maniera ottimale alla chirurgia e che quindi potrà essere trattato senza esposizione radiante. Nel caso in cui invece la posizione dei fibromi comporta un intervento chirurgico rischioso, laborioso e tutto, a questo punto si può orientarsi verso la tecnica endovascolare, sapendo dei rischi della radiazione ionizzante. L'embolizzazione uterina è gravata da complicanze, eventi che possono essere conseguenza dell'atto terapeutico, del terapeutico stesso. Vi è invece una situazione che si presenta in tutti i casi dopo l'embolizzazione, che è la sindrome post-embolica. Nei 3 giorni, nelle 12 ore, 24 ore, massimo 72 ore, l'ischemizzazione comporta la comparsa di una sintomatologia dolorosa importante e da una sindrome febbrile, di solito con febbre che non supera i 38 gradi centigradi, è giusto? Ovviamente questa sindrome post-embolizzazione non è una complicanza, è quello che succede dopo il trattamento e che la paziente non avverte, cioè non subisce, quando è trattata correttamente, e cioè viene impostata una terapia antidolorifica corretta dopo la procedura stessa. L'indicazione principale al trattamento endovascolare del fibroma uterino può essere riassunta in paziente in età premenopausale con fibroma uterino sintomatico. Questo per quanto riguarda il quadro clinico. Per quanto riguarda invece il quadro anatomico, possono essere trattate con embolizzazione i fibromi intramurali, i fibromi sottosirosi, sono esclusi tassativamente dal trattamento i fibromi peduncolati. In tutti gli altri casi invece l'embolizzazione uterina consente la riduzione dei sintomi, che è l'obiettivo nell'85-90% dei pazienti, con preservazione dell'utero. Ricordo che, a parte la menomazione a cui viene sottoposta la donna, che è una menomazione psicologica importante, d'altra parte l'asportazione dell'utero comporta una alterazione dell'anatomia e della dinamica della pelvi femminile, che potrà portare a conseguenze che sono aderenze nel caso in cui la paziente avrà bisogno di interventi chirurgici per altri problemi, complicherà gli eventuali ulteriori. Quindi ci sono delle ragioni psicologiche, sociali e anche per la salute stessa della donna nel futuro il preferire all'isterectomia assolutamente, e in questo siamo d'accordo il ginecologo e radiologo interventista, il trattamento endovascolare.